O c'è uno che grida nel deserto, preparate la strada al Signore che viene. Caro fratello, cara sorella, in questi minuti vogliamo entrare insieme nella potenza della fede che sposta le montagne e opera prodigi, guarigioni, conversioni, miracoli. Ti sembra difficile? Se non ci credi, allora questo video potrà offrirti la chiave di comprensione di quanto appena detto. Non è questione di magia, ma di fede, ed è ben diverso. Quindi, per prima cosa ti chiedo, tu hai fede nel Signore Gesù, Figlio del Dio vivente? Credi alla sua parola che dice «Tutto è possibile per chi crede». Marco 9,23. Tutto è possibile per chi crede. Prima di tutto dobbiamo liberarci da alcuni pregiudizi che soffocano la fede come la zizzania. E sono questi. Il primo. Bisogna portare la croce e accettare tutte le sofferenze. Bene. Caro fratello, sorella, questo discorso non è sbagliato, ma è pericoloso, perché si rischia di cadere in una forma non autentica di sequela del Signore. Il Vangelo ci parla di Gesù compassionevole e misericordioso, che predicava guarigione e liberazione per tutti coloro che ricorrevano a Lui. E disse, «Questi sono i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni. Parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno del veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Marco capitolo 16, versetti 17-18. Fratello, sorella, la fede in Cristo ci libera dal male e ci dà la forza di sopportare poi la vera croce, che innanzitutto è quando iniziamo a dare testimonianza e ad annunciare la verità davanti a tutti. Secondo pregiudizio. Ci vuole un santo per compiere miracoli e io non sono un santo. Caro fratello e sorella, siamo così abituati a vedere i miracoli come prova nei processi di beatificazione da rendere abissale la distanza fra noi semplici fedeli e la fede di cui parla Gesù. Sbagliato. Alcuni pensano, non posso pregare con fede perché sarei presuntuoso. Credimi, è un inganno del demonio. Dio ti ha donato la fede e quindi prendine coscienza. O forse dici, ma io non sono Padre Pio. Ma certo, fratello, è vero, tu sei tu, ma sei figlio di Dio, amato, e Dio non può servirsi di te. Capisci allora, si rischia di porre limiti alla provvidenza. Gesù ha detto, questi sono i segni che accompagneranno quelli che credono. Non ha detto, questi sono i segni che accompagneranno quelli che sono santi, canonizzati. La sua parola è chiara, questi sono i segni che accompagneranno quelli che credono, cioè quelli che hanno fede. Vedi, in nome di una falsa umiltà, spesso noi abbiamo svuotato la nostra vita della vera vita e della potenza di Cristo che Lui è venuto a portarci, chinando il capo e dicendo «Io non sono degno». Noi rischiamo di negarci la gioia, di pregare per gli amici infermi, per i cuori afflitti e tribolati, per le situazioni difficili, affinché Cristo possa guarirli, consolarli e liberarli da ogni male. Terzo pregiudizio. Non abbiamo bisogno di segni di miracoli perché viviamo solo di fede. Ma questa non è la vera fede. Non è la fede che il Vangelo ci mostra nell'episodio della donna che aveva perdite di sangue e che toccò il mantello di Gesù. Ed è un episodio centrale, molto importante, che l'Evangelista indica come esempio e modello di vera fede. Pensare che non abbiamo bisogno di segni di miracoli perché viviamo solo di fede significa non comprendere la compassione e la misericordia di Dio per ogni uomo.
una compassione e una misericordia che guariscono, che liberano dal male. E quindi, fratello, sorella, apriamoci senza problema alla compassione di Dio e crediamo nel suo amore che ci raggiunge e che ci libera. E infine, l'ultimo pregiudizio di cui voglio parlare, ed è questo: c'è troppo male nel mondo, intorno a me e nella mia vita. Sembra che Dio non faccia nulla, o forse addirittura nemmeno Gesù ha mai fatto miracoli. Caro fratello, sorella, questo discorso è veramente lungo e probabilmente farò un video a parte su questo. Ma voglio dirti che Dio ha fatto molto di più di quanto tu possa pensare. Si è fatto uomo in mezzo a noi. Ha detto la verità e quella verità l'ha difesa e dimostrata vera col suo sangue. Ha guarito i malati, liberato gli oppressi e ha lasciato la potenza inesauribile del suo stesso spirito qui sulla terra, accessibile a tutti noi. Dio non è lontano, è con noi. Anche se questo mondo è finito sotto il dominio delle schiere ribelli, che tuttavia presto, molto presto, saranno definitivamente legate e messe a tacere. Tutto questo male avrà un termine e già ora dobbiamo prendere coscienza di essere figli di Dio e dobbiamo prendere autorità sul male. Quindi, forza e coraggio. Il male lo vediamo, ma ricordiamoci che fa tanto chiasso, ma che la potenza e l'autorità sono del Signore. Quindi liberiamoci dai pregiudizi. Ora leggiamo la parola di Gesù. Vangelo di Luca, capitolo 11, versetti 9-13. Dice Gesù: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. È importante capire bene questo. Gesù sta parlando del dono dello Spirito Santo. Quante volte hai chiesto e ti è sembrato di non ottenere e ti sei scoraggiato? Ma cosa chiedevi? Chiedevi un lavoro? O chiedevi lo Spirito Santo? Chiedevi la guarigione? O chiedevi lo Spirito Santo? Chiedevi che l'amato o l'amata tornasse da te? Oppure domandavi lo Spirito Santo per te e per la persona amata? Vedi, è importante rimanere col vero senso delle parole di Gesù. Infatti leggiamo in Giovanni, capitolo 15, versetto 7: se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. Non domandare il lavoro, ma invoca lo Spirito Santo su di te e su coloro che potrebbero assumerti e poi proponiti con fiducia nel Signore. Non domandare la conversione di una persona, ma invoca lo Spirito Santo su di lei, e se il Signore troverà in lei le porte aperte, scenderà e toccherà il suo cuore. Non domandare che una persona ti ami, perché Dio non forza la libertà di nessuno. E sarebbe come tentare una magia, ma invoca lo Spirito Santo su quella persona e le farai solo del bene, se la ami. E poi di soltanto: Signore, sia fatta la tua volontà. Questa preghiera sarà esaudita al 100%, senza alcun dubbio, credimi. È però importante, prima di tutto, non avere nulla contro nessuno e perdonare, perché come dice Gesù, se voi non perdonerete, nemmeno il Padre vostro perdonerà a voi. Matteo, capitolo 6, versetto 15. E capisci bene che se il Padre non può perdonarci, non può nemmeno concederci tutto quello che domandiamo, perché chi non perdona non rimane in Cristo, non è immagine di Cristo. E quindi, prima di tutto, allora,
Fratello, sorella, perdona di cuore. Perdona di cuore tutti. Chiediti se ce l'hai con qualcuno, perdona. E ricevi la soluzione sacramentale anche nella confessione. Affidati al cuore immacolato di Maria e poi mettiti in ginocchio davanti al tabernacolo, davanti all'Eucaristia, dove c'è la persona viva di Gesù, figlio di Dio. Ed allora apriti alla potenza della fede, apriti alla potenza di guarigione e di liberazione. Prendi consapevolezza che puoi spostare le montagne, Matteo capitolo 17 versetto 20, e che nulla è impossibile per chi ha fede. Come dice Gesù però, se avrete fede e non dubiterete, Matteo 21 21. Perché se tu preghi e poi dubiti, la tua preghiera rimane solo parole, prive di potenza. La potenza sta nel non dubitare, ricordatelo, e sta nel chiedere la cosa giusta, ovvero chiedere il dono dello Spirito Santo, sempre e per tutte le tue necessità. Non dubitare. Ringrazia prima ancora di aver ottenuto, dice Gesù. Non dubitare. Qualsiasi cosa domandi al Signore, qualsiasi sia il tuo desiderio, invoca lo Spirito Santo. Non chiedere cose, invoca lo Spirito Santo e non dubitare per quella situazione, per quella persona, per una guarigione, per una liberazione. Invoca lo Spirito Santo e non dubitare. Dai forza alla tua preghiera, metti potenza nella tua preghiera, sarai esaudita e otterrai tutto ciò che chiedi se sei in Gesù Cristo. Fai questo e vedrai la gloria di Dio. Spirito.
O c'è uno che grida nel deserto, preparate la strada al Signore che viene.